Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento, peraltro annunciato la scorsa settimana, con i nostri webinar. E prima di cominciare, lo faccio sempre e lo devo dire, vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete anche di sottoscrivere un abbonamento che ci aiuta nel nostro lavoro di, diciamo, di volontariato culturale. E nel frattempo, ovviamente, saluto e ringrazio della sua presenza Claudio Widman, che vedete sopra di me. Claudio ha, come si dice, accettato ben volentieri di partecipare a questa nuova puntata che riguarda Roberto Assagioli. Che, di cui abbiamo parlato brevemente la scorsa puntata e che l'ho scoperto, lo raccontavo a Claudio prima che cominciassimo, l'ho scoperto attraverso un bellissimo documentario di Netflix che potete trovare in rete e che parla proprio di questa figura interessante di psicoterapeuta e di fondatore di come dire, di una visione del mondo e di un metodo psicoterapico di cui parleremo. La ragione per la quale, diciamo, è nostro ospite, Claudio Widman è che nel suo percorso, che in parte ho accennato anche la scorsa volta, di formazione, lui è passato attraverso diciamo, la scuola di Assagioli che si chiama Psicosintesi, per cui è una persona informata sui fatti, possiamo dire, no, Claudio? Mi sembra che sia il termine più giusto da usare in questi casi. E comunque, in ogni caso, è la persona che ha accettato di raccontarci un po' questa figura italiana, che è tra l'altro, sottolineo, l'unica scuola di psicoterapia che è nata in Italia, che si è sviluppata in Italia. Cioè tutte le altre, tutte quelle che conosciamo, hanno origini straniere. Cioè sono state importate in Italia, mentre la tecnica della psicosintesi è nata in Italia, è stata fatta da Roberto Assagioli. Bene, Claudio, cominciamo con la prima domanda, perché ho confessato la mia ignoranza e la mia curiosità al tempo stesso, credo che sia importante per chi ci ascolta un po' inquadrare chi era Roberto Assagioli e parlare un po' della sua storia personale, prima di entrare nel merito un po' della psicosintesi e dei suoi fondamenti. Così di primissimo acchito direi che Roberto Assagioli era una figura eclettica, era una figura proprio dalle mille sfaccettature, dai mille interessi. Cominciando dalle origini, lui è un veneziano, o perlomeno nel senso che nasce a Venezia, e nasce da genitori ebrei, anche se di quegli ebrei assimilati, come si suol dire, cioè quelli che in qualche modo si sono integrati nella cultura locale, hanno assimilato anche l'identità nazionale, l'identità locale. È vero che Gianni Dattilo, che si è particolarmente occupato di questi aspetti, ci ricorda che Assagioli rientra nel registro dei circoncisi che si teneva e che si tiene ancora presso la comunità ebraica di Venezia, però è anche vero che i genitori appartenevano, come dire, erano molto integrati, non erano arroccati nell'enclave ebraica. Detto questo, credo che nell'epoca attuale in cui conosciamo la psicologia transgenerazionale, conosciamo il valore delle matrici culturali. Vada sottolineato che Roberto Assagioli era di cultura ebraica. Era ebreo il suo padre biologico, che si chiamava Greco per inciso, era di cultura ebraica sua madre, una madre che non è un dettaglio, una curiosità, ma è un fatto importante, era un'ebrea di origine egizia, di origine egiziana.
Il padre muore presto, muore che ha già un paio d'anni e sua madre si sposa, che lui ne ha tre, e si risposa con un'altra persona di cultura ebraica e di provenienza egizia. Dico queste cose per dire che è quasi scritto nella materia psichica di Assagioli, sia la provenienza ebraica sia un respiro quantomeno multinazionale. Pensiamo semplicemente questo: Assagioli a Venezia parla italiano, parla l'ebraico, precocissimamente legge e studia il tedesco, a questo aggiungerà altre lingue. Nasce in questo modo proprio questa sua apertura alle lingue, alle persone, alle culture, abbastanza precocemente, sta finendo probabilmente il liceo ed è ai primi anni di medicina. Lui si interessa alla cultura induista, alla cultura indiana. Rimane letteralmente affascinato da quella che è la Bhagavad Gita. Ma non ne legge un estratto più o meno sommariamente, più o meno frettolosamente, come abbiamo fatto in molti. Lui studia il sanscrito per comprenderla meglio. Questo per dire anche la ricerca di profondità che c'è in Assagioli. Medicina non la fa a Venezia, la fa a Firenze ed è interessante, almeno i biografi ci dicono per lui che la famiglia si trasferisce a Firenze perché lui possa vivere in un ambiente culturale più stimolante. In realtà questo accade, Sagioli è a Firenze proprio ai primissimi inizi del Novecento, ai primissimi inizi del Novecento. Firenze è un crogiolo, è proprio un fermento culturale. Beh, certo, chiedo scusa, è anche un fermento culturale, cioè Papini, Prezzolini, no? Voglio dire, c'è tutto un ambiente molto, molto, molto importante. Però c'è una cosa che mi ha colpito, specifico, che io seguo anche un po' di appunti per poter fare questa domanda, che mi ha molto colpito. Ne abbiamo parlato anche quando abbiamo discusso insieme della figura di Roberto Assagioli, è che il fatto che lui fa la prima tesi italiana di psicanalisi, cioè nel senso che si conosce Freud. Ho un'ambiguità personalmente, perché sicuramente lui si laurea con una tesi che titola proprio la psicoanalisi, ed è la psicoanalisi di Freud. Un anno prima di morire circa, lui rilascia un'intervista molto ampia, tra l'altro a un inviato di Jalen, di cui si parlava anche nella precedente conversazione, e lui stesso afferma di non aver mai incontrato Freud di persona. Confesso che tutti i suoi biografi dopo su questo sono abbastanza scivolosi in qualche modo. Dicono seguace di Freud, che aderì al pensiero di Freud, eccetera. È da dire che nel 1910 si tenne a Norimberga un famoso congresso di psicoanalisi, famoso quantomeno perché, come dire, si esacerbò un certo contrasto tra la scuola di Vienna e la scuola di Zurigo. A quel congresso noi sappiamo per certo che c'era Freud e sappiamo per certo che c'era Assagioli. I congressi di psicoanalisi del 1910 non erano delle riunioni da palazzetto dello sport, erano una cinquantina di persone. Quindi non so bene conciliare queste due informazioni, che lui non ha conosciuto Freud, ma che contemporaneamente era a quel convegno. Quantomeno lo conosceva di vista. Quantomeno lo conoceva di vista. Ecco. Di certo lui ha conosciuto e ha conosciuto bene gli scritti di Freud e con Freud ha avuto degli scambi epistolari. Tant'è che
A proposito di Papini e Prezzolini, arrivato a Firenze, a Sajoli, intreccia relazioni non soltanto di conoscenza, ma con Papini in particolare di stretta amicizia personale, un po' più distaccato, un po' più riverente nei confronti di Prezzolini, ma anche lì proprio una comunanza di spirito. Ecco, con Papini e Prezzolini lui partecipa a quella rivista abbastanza interessante dal punto di vista della storia del pensiero, che era il Leonardo. E quando il Leonardo chiude, qualcuno parla di un suicidio del Leonardo, a Sajoli fonda una propria rivista che intitolerà Psiche. Il secondo numero di quella rivista è interamente, siamo nel 1912, è interamente dedicato alla psicoanalisi e c'è il primo articolo tradotto in italiano di Freud. Sajoli l'ha chiesto a Freud, l'ha tradotto personalmente e l'ha pubblicato. Ed è il primo in qualche modo di una serie di contributi che Sajoli veicola dalla scuola di Vienna al pubblico italiano, ristrettissimo pubblico italiano. Ecco, ma mi sembra che parallelamente, lei ha accennato al discorso del sanscrito, parallelamente all'interesse, diciamo, per la psiche, che sviluppa da studente e poi da medico, no? Che porterà poi alle sue concezioni, mi sembra di capire che c'è anche un forte interesse per lo spiritualismo, nel senso che mi sembra una specie di percorso parallelo, no? Che lui fa. Ne parliamo un attimo perché mi sembra poi importante, no, nello sviluppo delle sue concezioni di tipo psicoterapico. Le chiedo scusa, un forte interesse per... Per lo spiritualismo, per la spiritualità. Oh, assolutamente, assolutamente. Credo che questa sia una forte costante proprio di tutta l'esistenza di Assagioli, lo vedremo forse un po' più in dettaglio se ritiene, ma diventa anche una cifra distintiva della sua scuola di pensiero, della psicosintesi. Sempre negli anni della formazione, come si suol dire, a Firenze, Assagioli frequenta Reghini, che è un esponente di varie scuole dell'esoterismo in genere, si avvicina alla teosofia. Appartiene alla società teosofica tanto la madre quanto la moglie di Assagioli. E quando, un po' più finita medicina, quando lui si trasferisce a Roma, da Firenze a Roma, siamo agli inizi degli anni 20, la società di teosofia di Roma avrà sede a casa di Assagioli. Questo per confermarle per l'appunto l'interesse per la spiritualità che Assagioli aveva. E anche per quelle correnti, oggi diremmo extra accademiche, che della spiritualità si interessavano. Qui credo che si debba siglare, richiamare l'attenzione un pochino il fatto che per specializzarsi in psichiatria, Assagioli nel corso di 2 anni si recò al Burghölzli. Alburg Goelzli, in quegli anni il direttore era sempre Bleuler, naturalmente, ma il medico dirigente era Jung. E non dimentichiamo che Jung si era laureato un po' di anni prima, ma non tanti, 7-8 anni prima, con una tesi avanguardistica a quel tempo sui fenomeni occulti. Quindi c'era sicuramente una convergenza di interessi. Jung e Sajoli manterranno anche una corrispondenza, un'amicizia a distanza. Jung diceva che Sajoli apparteneva agli uccelli migratori, cioè a quelle persone che da varie parti del mondo arrivavano a Zurigo, si trattenevano per un po', poi continuavano i loro impegni di lavoro o di studio, ma tornavano per altri periodi, eccetera. Uccelli migratori, nella
nell'espressione di Jung. Sicuramente nella biblioteca di Assagioli c'è almeno un libro con la dedica personale di Jung all'amico Assagioli, eccetera. Sicuramente nelle loro lettere si chiamavano Gebrüder, cioè si chiamavano fratello, quindi era un rapporto un pochino più che da colleghi, ecco. Mi preme sottolineare questo anche perché tra un attimo, nel corso della nostra chiacchierata, metteremo in evidenza che le convergenze tra psicosintesi e psicologia analitica, non sono soltanto formali, sono abbastanza strette. Ecco, a questo proposito volevo provare un pochettino a capire il contesto, l'ha già accennato adesso, ma il contesto psichiatrico-psicologico, se vogliamo psicanalitico, in cui nasce e come nasce, perché è questo che mi incuriosisce, la sua concezione e la sua tecnica, no? Che si chiama psicosintesi, per cui in qualche maniera. Come dire, lui che si forma a livello internazionale, come si faceva allora, no? Va a imparare la psichiatria nei posti più importanti, no? Da Bleuler, voglio dire, dai personaggi che erano i miti di quel tempo, no? Quindi, come dicevamo l'altra volta, la scuola tedesca, no? Che era la scuola dominante dal punto di vista, diciamo, della medicina e anche della psichiatria a livello europeo in quell'epoca. Ecco, però poi lui si crea la sua idea, no? Ecco, come ci è arrivato e credo che possiamo cominciare a entrare dentro un po' il pensiero di Roberto Assagioli e capire che cosa ha proposto. Allora, credo di poter dare o di tentare una riflessione più che una risposta a tre livelli. Anche Assagioli, come Freud, come Jung, come molti altri, arriva, matura gli interessi per la psicologia sulla base di quello che Ellenberger chiamò la malattia creativa. A me colpisce anche che Assagioli non figuri nel testo, in quella mirabile storia dell'inconscio che ha tracciato Ellenberger. Ma anche se Ellenberger non ce ne dà documentazione, noi sappiamo proprio dagli scambi di corrispondenza tra Assagioli e Papini che lui ha avuto degli anni in cui soffriva di nervi. Soffrire di nervi allora era proprio una definizione corretta, non approssimata, no? Con sollievo un certo giorno scrive, adesso sono proprio contento dei miei nervi. Cioè, il contesto è sicuramente quello di persone che vivono un disagio psichico e cercano di affrontarlo con come dire, con un colpo di reni di Sì, consapevolezza. Questo mi scusi, nota, questo vale anche per Freud, che notoriamente passa attraverso la sua sì, è autoanalisi. proprio Chiedo per scusa, Freud, no, mi per sembrava, Jung. no, mi sembra importante la sua osservazione. Il contesto culturale è quello in cui la filosofia, sta virando in psicologia, perché il primo interesse anche per Assagioli è per la filosofia. E legge filosofi, legge, li studia, li martirizza, li legge soprattutto i filosofi tedeschi, li legge in tedesco proprio per penetrarli meglio. Credo che qui dovremmo aggiungere anche un'altra cosa al contesto, che non era così scontato, credo, nell'ambiente culturale europeo. La precoce conoscenza di Assagioli dell'inglese e della letteratura inglese, per cui legge molto precocemente William James. E sarà molto affascinato, per esempio, dalla volontà di credere di James, e studia e legge soprattutto autori del pragmatismo. Sottolineo questo aspetto del pragmatismo perché la sua psicosintesi non sarà soltanto un'operazione, come dire, coscienziale, sarà anche un'operazione
avrà anche un'impostazione pragmatica. Se mi consente, entro un attimo nel termine della psicosintesi, perché nasce nella riflessione di Assagioli proprio dall'aver seguito Freud nella costruzione del suo metodo. E ad un certo punto Assagioli dice, certo, analisi, la definizione puntuale, quella di Freud, come scomposizione di elementi complessi nel complessa negli elementi costitutivi al fine di comprendere. Però Sazzoli dice così, dovrà pur essere seguita da un'operazione di smontati, vengono ricomposti, vengono ricostituiti. C'è uno scritto a fine degli anni 10, del 19, eccetera, abbastanza approfondito su questo. Freud interviene a distanza di tempo da questa posizione, dice: questa pretesa psicosintesi la psiche la attua da sola. Noi dobbiamo occuparci di supportare la coscienza perché scomponga gli elementi complessi e li comprenda meglio. È in qualche modo un bivio, è anche il bivio dove Assagioli prende dichiaratamente le distanze dalla psicoanalisi ed è il bivio dove Assagioli inventa un nome nuovo, che è quello di psicosintesi. La questione è come attuare la sintesi. Ecco, Assagioli lì proprio segue una linea coerente col pragmatismo americano, anche attraverso tecniche, anche attraverso suggerimenti direttivi, eccetera, anche attraverso attività pratiche. Assagioli non sarà, forse non lo è stato mai, ma non sarà sicuramente a favore dell'astinenza analitica. Ecco, poi entriamo un po' nel merito della tecnica che mi incuriosisce, ma prima proviamo un attimo a capire i nuclei importanti, no, del pensiero di Assagioli e della psicosintesi, cioè qual è la concezione che Assagioli ha del funzionamento psichico e della psiche, cioè rispetto a agli altri, no? Alle altre scuole, che differenze ci sono e che, come dire, idee lui porta avanti, perché dietro, per fortuna, dietro alle psicoterapie ci sta una visione del funzionamento della mente, da cui poi l'intervento psicoterapico è un di cui, cioè è una conseguenza. Ecco, qual è la diciamo i punti importanti della metapsicologia della psicosintesi. Io vorrei cominciare con un punto di partenza, che è proprio quello che segna una grande differenza tra Assagioli e anche il contesto. Lei parlava proprio del contesto all'interno del quale matura questo. Il contesto, a cominciare da Freud, ad andare a Jung, che lavorava il grande ospedale psichiatrico, Assagioli parte da una volontà di studiare di una psicologia dell'uomo sano, non di una psicologia dell'uomo malato. Il suo interesse, lo dice anche con un'espressione abbastanza ad effetto, dice: mi stupisce di più il fatto dell'uomo che funziona bene, dell'uomo che funziona male. Io lo riassumo in termini anche un pochino inappropriati, ma il pensiero è esattamente questo. Assagioli è interessato ad approfondire il funzionamento dell'uomo sano e di conseguenza a come si possa potenziare, si possano sviluppare le potenzialità dell'uomo. Questo, il modello teorico di Assagioli, a mio avviso, risente molto, e più ancora dell'incontro con gli scritti di Freud, risente molto della frequentazione
Sto pensando, per esempio, a Sagioli, Sintesi è quasi un luogo della psiche, dell'organismo, e lo rappresenta a forma di uovo. Lo rappresenta a forma di uovo e quell'uovo lo disegna con una linea tratteggiata. Quell'uovo contiene la totalità psichica, ma la linea tratteggiata sta ad indicare che quella totalità psichica, come dire, è porosa, è permeabile, si sfrangia e si fonde in qualche modo con la realtà più ampia. Lui dice espressamente che c'è un inconscio personale e c'è un inconscio collettivo. Sono parole di Jung. Sagioli sviluppa anche un aspetto che è estremamente importante nel suo pensiero, che è quello delle subpersonalità. Lui dice fondamentalmente, tanto per essere accessibile anche a chi non abbia mai letto cose di psicosintesi, lui dice ci sono situazioni in cui noi proprio globalmente ci comportiamo in un certo modo e altre situazioni in cui proprio ci comportiamo globalmente in tutt'altro modo, ma in quell'altro modo siamo anche coerenti e congruenti. Non si tratta ovviamente di un disturbo di personalità multiple, si tratta di nuclei relativamente si strutturano così all'interno della nostra personalità unica. Jung aveva parlato di complessi autonomi della psiche. Non c'è sovrapposizione, ma c'è sicuramente una grande convergenza. Potremmo continuare con le cose di convergenza. A Sagioli, a differenza di Freud, un centro della personalità che chiama io, come noi lo chiamiamo io, ma che correlato e sovraordinato a questo centro della personalità ci sia un altro centro, un centro, chiamiamolo momentaneamente, superiore. A Sagioli, come Jung, lo chiama sé. Devo dire che i termini sono uguali, concezioni ci sono abissi di diversità. Perché per Jung il sé in qualche modo, non in qualche modo, è primariamente la totalità psichica. Quindi è psiche ed è materia, è conscio ed è non conscio, eccetera. Il sé di Assagioli è un centro spirituale, è proprio un centro organizzativo spirituale sovraordinato all'io. E Assagioli insisterà molto su questo aspetto spiritualità del sé. Se posso fare una conclusione implicitamente condivisa con tutti quelli che ci ascoltano, una delle impressioni anche urticanti fu quando, molto giovane, non avevo 30 anni, sostenni il primo colloquio di ammissione alla società analitica, in realtà alla società psicosintetica, era il sé, io avevo studiato diligentemente, non è stato un problema studiare per me, quindi conobbi tutte le definizioni, tutto quello che Assagioli del sé aveva detto. Al termine del colloquio, superato, approvato, eccetera, l'allora presidente mi prese sotto braccio e mi dice: "Hai studiato molto bene", dice, "ma adesso te lo dico come ce lo diciamo fra di noi, il sé è l'anima". E l'anima, lui lo intendeva proprio come l'anima in accezione cristiana. Ecco, il sé di Jung e il sé di Assagioli sono abbastanza distanti, anche se tutti e due al sé ascrivono una funzione sovraordinata rispetto all'io e attribuiscono all'io il compito di raccordarsi con il sé. Ecco, Continuare, ma forse questo è un primo.
Sì. concezione psichica di Assagioli. Ecco, dal punto di vista, proviamo un attimo a entrare anche un po' nel merito delle questioni di tipo clinico, cioè come queste concezioni del funzionamento della psiche, del funzionamento, diciamo, del pensiero si trasformano in tecnica terapeutica. Cioè, lo dicevo prima di cominciare, mi incuriosisce molto nel momento in cui scopro o ascolto una visione, diciamo, della psiche e dei rapporti della psiche con il mondo, no? E quant'altro. Mi incuriosisce molto capire poi come, dal punto di vista pratico, avviene l'intervento terapeutico, nel senso che stiamo parlando di uno psichiatra, stiamo parlando di un terapeuta, stiamo parlando di una persona che si occupava di persone che andavano da lui, come vengono da noi, per chiedere aiuto, non soltanto per scoprire come è fatto il nostro sistema psichico. Anzi, in realtà il sistema psichico interessa, secondo me, molto di più, diciamo, i terapeuti dei pazienti. Cioè, l'interesse del paziente è più la cura che il capire come è fatto il nostro cervello in assoluto e il funzionamento della psiche. Detto questo, ecco, mi incuriosiva un po' capire la tecnica psicoterapica psicosintetica e, se possibile, le differenze che ci possono essere con le tecniche più conosciute. Cioè, per capirci, che ci sono le interpretazioni. Oppure si sta vis-à-vis, c'è il lettino, ecco, tutte domande che sinceramente mi pongo proprio per, come dire, l'obiettiva mia ignoranza, ma credo che interessino anche molto coloro i quali ci ascoltano. Mi parli un po' della tecnica psicosintetica, visto che Allora, lei l'ha studiata, l'ha anche praticata. proprio perché la teoria della psiche interessa molto ai terapeuti e pochissimo ai pazienti, farò un brevissimo accenno. Per Assagioli, naturalmente, esiste l'inconscio e tripartita dell'inconscio, che lui chiama un inconscio medio, scusate, l'inconscio inferiore, genericamente l'inconscio pulsionale, l'inconscio medio, quelle cose che fanno sbagliare parola a me un attimo fa, o quelle cose che proprio ci accompagnano ma di cui ci possiamo rendere facilmente conto, ed un inconscio superiore a matrice ampiamente spirituale. La psicosintesi è non soltanto sintesi concettuale, ma anche sintesi di metodi. Sono costretto a essere evidentemente molto, molto telegrafico. Inizialmente, dice Assagioli, si comincia con una analisi dell'inconscio inferiore. E per analisi dell'inconscio inferiore, Assagioli intende la risoluzione di quelle ostruzioni dovute a meccanismi, per l'appunto inconsci, a meccanismi pulsionali che impediscono il normale funzionamento dell'io. Come avviene questa analisi? Rispetto a quello che all'analisi che intendono gli psicoanalisti, prima di tutto in una maniera molto più approssimata, il termine non vuole avere nulla di spregiativo, ma intendo dire non è un'analisi limitata prevalentemente agli aspetti dei meccanismi inconsci. Avviene attraverso tecniche diverse, non necessariamente quelle della psicoanalisi ortodossa, intendo dire le associazioni libere, l'analisi dei sogni, l'analisi del transfert e controtransfert, ma anche attraverso tecniche
che soprattutto il tempo di Assagioli erano pensando per esempio al fatto che Assagioli è stato probabilmente il primo a introdurre anche il Kartatimes Bilderleben, una tecnica di analisi di sogni da svegli, che aveva conosciuto attraverso il symbol drama, che è l'equivalente inglese. Usava questa tecnica dell'analisi dei sogni guidati come strumento di analisi. Il lettino non era necessario, direi che Assagioli almeno a quanto mi risulta, ho usato pochissimo il lettino, o forse mai. Devo anche una precisazione: io non posso dirmi un allievo di Assagioli e nemmeno un conoscente. L'ho più che incontrato, l'ho incrociato un paio di volte, ma giusto un paio numericamente. Quindi non so dire per esperienza diretta come lui facesse. So che sicuramente era un irrituale. Riceveva me, noi, gli allievi più stretti e i pazienti abitualmente in veste da camera, in una corta vestaglia, una giacca da camera. Quella era la sua tenuta abituale. Riceveva abitualmente su una poltrona, nel suo studio, nello studio oggetti personali che parlassero della sua soggettività. Tutte le porte avevano le gattaiole perché i gatti dovevano passare disinvoltamente avanti e indietro, Questo, chiedo scusa, scendere. me lo rende estremamente simpatico, essendo io un gattofilo, ma questa è una notazione che non c'entra nulla con quello che sta dicendo. Ecco, ma questo per dirle che, sì, che non è, anche quando lui parla di analisi dell'inconscio inferiore, parla di tecniche gestite in maniera molto disinvolta, molto, molto friendly, ecco, si potrebbe dire con un anglicismo. Come dire, affrontati i nuclei nevrotici più macroscopici, si passa alla sfera dell'inconscio medio. Assagioli introduce delle tecniche anche molto più attive, non che non fossero attive anche le tecniche di esplorazione dell'inconscio profondo, Mi per scusi, esempio. Claudio, mi interessa molto, quindi volevo chiedere, cioè il paziente racconta le sue cose e il terapeuta gli fa delle interpretazioni, quindi. Può anche fare delle interpretazioni, sì, non c'è una parsimonia di interpretazioni, ma c'è anche una certa ricchezza di indicazioni. Cioè, una direttività, cioè fai così, fai Una cos'ha. direttività. Per esempio, Assagioli chiedeva di tenere una biografia, sottoponeva dei questionari, che non erano i questionari delle OS standardizzati per fare delle diagnosi, erano delle serie di domande finalizzate a sollecitare l'introspezione. Chiedeva di fare dei disegni e questo, ripeto, il livello di interpretazione dopo non doveva essere necessariamente molto profondo ed era soprattutto su un piano di interscambio, su un piano più interlocutorio. Ecco, mi scusi, io ho E con molte curiosità, l'interpretazione mi perdoni. Per esempio, quante sedute si facevano? Quanto duravano le terapie psicosintetiche? Ma per quello che ho conosciuto io, la durata standard era quella dei 50 minuti. Non so, ripeto, non avendo mai fatto un'esperienza personale con Assagioli, non so, però mi torna che fosse sedute di 50 minuti, con frequenze orientativamente intorno alla volta in settimana, ma con grande flessibilità.
Una volta io ebbi una paziente inviata da Sajoli, che era stata era una signora di Venezia, una signora francamente psicotica, ma come dire, con un disturbo importante, che per molti anni era andata da Sajoli a periodi. Per un qualche periodo si trasferiva a Firenze, si sistemava lì. Le sedute che faceva con la Sajoli erano molto frequenti, credo 3-4 in settimana. E ad un certo punto, per ragioni di età, anche per ragioni di aggravamenti fisici che questa signora aveva, non se la sentiva più di intraprendere non tanto un viaggio a Firenze. Perché Sajoli non era per vedere Sajoli che non c'era più, ma neanche per vedere i collaboratori stretti di Sajoli, e quindi raccolse quell'invito che a suo tempo a Sajoli le aveva lasciato e che era quello del mio nome. Ecco. Quindi era una cosa abbastanza flessibile. Se serve a dare un'indicazione, Sajoli andava fiero di essere noto a Firenze come il medico che fa superare gli esami, perché le mamme portavano i ragazzini che avevano problemi ad affrontare gli esami, erano tipicamente gli esami, stiamo parlando ancora dell'anteguerra, quindi gli esami di terza media, non parliamo di quelli di maturità, con i quali lui faceva una serie di attività immaginative. Oggi le si potrebbe paragonare a delle attività di desensibilizzazione sistematica, di impronta cognitivista o addirittura comportamentista. Non mi risulta che lui le abbia prelevate dal comportamentismo, anche perché le collocava all'interno di una sua visione, che era comunque quella in cui nella psiche c'è un inconscio superiore, che è una sorgente autonoma, in questo con grande differenza rispetto a Freud e anche rispetto a Jung, che è una sorgente autonoma delle funzioni superiori dell'uomo, quindi della creatività, quindi del pensiero raffinato, quindi anche dell'inventiva, eccetera, eccetera. E le visualizzazioni che Sajoli costruì le incorniciava in questa sua teoria della psiche, come il contatto con questa parte superiore dell'incontro, volta anche un supercosciente. E il termine ovviamente sa molto di orientalismo, questo del supercosciente. Ecco, mi incuriosiva anche la formazione, nel senso, notoriamente, no, ci sono a livello proprio di scuola di psicoterapia anche importanti delle differenze, no, nel processo formativo per diventare terapeuta di un certo tipo di, diciamo, di scuola, no, di linea di pensiero. Ci sono state, l'abbiamo detto anche venerdì scorso, liti inenarrabili, no? Le più note sono quelle con Lacan, proprio sul tema della formazione degli psicoterapeuti, di un indirizzo. Sappiamo la questione dell'analisi didattica, e delle questioni anche all'interno del mondo psicanalitico freudiano, che hanno creato sempre un po' di frizioni e di problemi di comprensione sul. Però diciamo che tendenzialmente quasi tutte le scuole, tutte anzi le scuole di indirizzo psicanalitico in senso lato, ecco, voglio dire, hanno un percorso formativo che è fatto di un'analisi didattica da parte degli allievi. Avveniva e avviene anche questo nella psicosintesi, cioè si diventa psicosintetici avendo fatto un'analisi psicosintetica, una terapia psicosintetica? Allora, la risposta breve è sì. La risposta più complessa, Che preferisco. risposta più complessa è che, e di questo
sono testimone in prima persona. A Sajoli, così come del resto Jung, era sostanzialmente contrario alla costituzione di una società di psicosintesi terapeutica. Lui non era troppo d'accordo che si facesse una scuola di formazione di terapeuti psicosintetici. Tant'è che lui aveva fondato all'inizio, a metà degli anni 20 a Roma, un istituto di psicosintesi. Ancora oggi, nell'ambito della psicosintesi, coesistono due istituzioni che sono in qualche modo parallele, che sono l'istituto e la società di psicosintesi. La società è l'organizzazione terapeutica, quella dove si accede avendo fatto appunto la didattica di psicosintesi, eccetera, eccetera. L'istituto è un istituto di formazione, è un istituto di formazione e di promozione psichica. A Sajoli era molto a favore di questa impostazione, cioè di un concorso di tutte le forze, di qualunque matrice, di qualunque origine, per la promozione del potenziale umano. Lui lo diceva anche, io ho molti amici che hanno fatto la formazione con Assagioli, lui diceva anche, sì, tu credi di imparare da me, ma in realtà ti sto solo aiutando a tirar fuori le cose che sai tu stesso, le cose che veramente sono importanti per la tua vita, sono nel tuo inconscio, soprattutto nel tuo inconscio superiore, eccetera. Quindi, la formazione, una volta che venne costituita la società di psicosintesi terapeutica, prevede una formazione, un iter terapeutica. Quindi diciamo, il sistema per diventare terapeuti è simile a quello delle altre società scientifiche. Ecco. Società analitica. Ecco, però adesso io volevo entrare un po' nel merito delle sue scelte, Claudio, perché mi sembra importante a questo punto dire che lei il primo passo dentro la psicanalisi, chiamiamola così in senso lato, l'ha fatto attraverso la società di psicosintesi e quindi una formazione psicosintetica. Le chiedo perché ha fatto questa scelta, visto che ne aveva anche altre a disposizione, non è che all'epoca ci fosse solo a Sagioli, c'erano altre società scientifiche, diciamo, altri indirizzi di tipo psicoterapico e psicanalitico. Come mai ha scelto la psicosintesi? In una sorta di hot seat, per completezza devo dire che è stato il secondo passo nel mondo della psicologia, perché il primo passo era stata un'analisi kleiniana, di impostazione kleiniana, non completata, non compiuta, per ragioni di trasferimento da una città ad un'altra città abbastanza parecchio distante, non sarebbe stato possibile mantenere la continuità. E perché la psicosintesi, una volta fatta quell'esperienza, una volta costretto a trovare una, costretto o comunque motivato a cercare una continuazione? Mi limito alle motivazioni di tipo cosciente, di tipo più razionale, non a quelle più profonde, no? Sicuramente a quell'età, ripeto, ero di adesso, incuriosiva molto e anche mi allettava molto una scuola che mi insegnasse che cosa fare, non solo per riprendere l'osservazione molto opportuna avanzata prima, non solo come pensare la psiche, ma che cosa dire per
praticamente ad un paziente, se metterlo seduto su una poltrona, se chiedergli di sdraiarsi su un lettino e così via. La psicosintesi da questo punto di vista aveva un repertorio molto ampio proprio di tecniche, dalla richiesta di un diario alle immaginazioni, io poi molto coltivato anche al di fuori della psicosintesi, l'interesse per l'attività immaginativa della psiche. La psicosintesi offriva anche una relazionalità più immediata, meno paludata. Da un certo punto di vista era meno facile fare errori, anche perché a Sajoli e la sua impostazione era molto possibilista, non era una impostazione particolarmente censoria. Se io dico questa cosa è sbagliata perché è un intervento troppo precoce oppure troppo tardivo. A Sajoli era molto possibilista da questo punto di vista e il suo metodo era molto, molto possibilista. Quindi c'erano molte cose che come dire, che dal punto di vista molto così, anche epidermico, rispondevano a delle esigenze, a delle richieste. C'era un aspetto più profondo. La psicosintesi rispondeva ad una Weltanschauung, anche aveva un respiro simbolico molto più ampio di quello che avevo conosciuto. Come dire, il binario fondamentale che mi porterà al di là della psicosintesi, al di là non in senso di valutazione, ma mi porterà verso la scuola junghiana. Se proprio dobbiamo essere franchi, se questo fu ciò che mi attrasse della psicosintesi, ciò che non mi attrasse particolarmente della psicosintesi fu l'aspetto della spiritualità. A Sajoli, dicevamo, viene da una grande esperienza spirituale, teosofo fino alla fine, autore di scritti di teosofia. La visione spirituale rimane nella psicosintesi, dichiaratamente e legittimamente, non c'è ombra di critica in me in questo. Io cercavo una cosa un po' diversa, e una cosa che trovai nella psicologia junghiana, cercavo una modalità di leggere i fenomeni spirituali dal punto di vista delle categorie della psiche. E questo l'ho trovato più nell'approccio junghiano che in quello di Assagioli. Ecco, una domanda che mi riservavo di farle, lei sa che gliela farò, perché ne abbiamo parlato prima di cominciare, è il tema della fortuna delle scuole di psicoterapia, diciamo, delle impostazioni, diciamo, di tipo metapsicologico e la loro diffusione. Ecco, la domanda che sorge spontanea è questa. Mi sembra che il pensiero di Assagioli sia un pensiero complesso e un pensiero molto profondo, voglio dire, che non è che debba invidiare molto altre impostazioni di tipo metapsicologico e psicoterapico, però che hanno avuto un successo assolutamente enorme. Escludendo, come ci dicevamo prima di cominciare, l'aspetto della fama del terapeuta, perché in realtà ho fatto l'esempio che è il più famoso di Freud, che era uno dei tanti neurologi di Vienna, non è che fosse il primo neurologo di Vienna o il primo neuropsichiatra di Vienna. Ecco, come mai però certe scuole hanno avuto più successo e una diffusione così vasta, mentre altre, come la psicosintesi, pur essendo
diffuse anche fuori dall'Italia, voglio dire, in questo senso è anche un vanto dell'Italia di aver avuto un maestro di questo tipo, però indubbiamente rispetto, che so io, agli junghiani e lacaniani stessi e ai freudiani è imparagonabile. Come se lo spiega lei, questa differenza di diffusione? Ma a prescindere dai meccanismi della psiche collettiva, di cui non sappiamo e quindi nemmeno ne parlo, meccanismi per cui la psiche collettiva ogni tanto elegge qualcuno e non qualcun altro per perseguire dei disegni che a noi non sono noti, credo che potremmo fare almeno un paio di osservazioni. Una sul personaggio, su Assagioli. Facevo un accenno all'inizio al profondo interesse che Assagioli ha avuto e ha coltivato per la cultura orientale, per quella induista in modo particolare, ma più orientale, vorrei dire, e lo dico proprio con ammirazione, che Assagioli è stato in relazioni culturali strette con Suzuki, che è il grande teorico del buddismo Zen, è stato, credo, amico personale, sicuramente in conoscenza con Yogananda. Ha accompagnato, quando Tagore, fu in Italia, l'ha accompagnato in varie tappe in Italia, cioè, era veramente calato dentro di una cultura di un certo tipo. Entro questa cultura non ci stava assolutamente, per la concezione di Assagioli, il culto della personalità, l'importanza, la preminenza di dare rilievo alla propria persona. Per l'appunto il ritratto, che spesso è anche un ritratto, come dire, che circola in internet, il ritratto diffuso, ma la fotografia che mi porto via io nella memoria di Assagioli con la sua corta giacca da camera, non è, in qualche modo è rappresentativa. Non era un uomo, particolarmente motivato ad autopromuoversi. Farei anche un'altra riflessione proprio sulla qualità della psicosintesi. Se posso fare il verso alla sua espressione di prima, non soltanto la psicosintesi ha un sistema teorico alle spalle che non ha nulla da invidiare ad altri, molti altri hanno da invidiare alla psicosintesi e mi preciso, con le parole di Assagioli. Quando gli fu chiesto: ma quali sono i limiti della psicosintesi? Assagioli prima dice: beh, questo dovreste dirlo voi, non sta a me dirlo. E dopo, con un attimo di riflessione, dice: forse il limite della psicosintesi è quello di non avere limiti, è quello di integrare tutto, di accogliere quello che c'è di buono da qualunque parte, di cercare di coltivare l'apertura massima. Questo può essere un fine estremamente nobile nella psicosintesi, è un principio vitale, però è poco identativo. Come dire, fa poca identità. Noi lo sappiamo, lo vediamo oggi, per esempio, nell'arte contemporanea, ma anche nell'arte moderna. Un pittore, per le leggi di mercato, è costretto a imitare se stesso, a ripetere se stesso, perché una volta che raggiunge un qualche livello di affermazione, viene identificato con quello stile, con quel gesto, addirittura con quel soggetto pittorico, e allora uno si ripete, continua a fare tagli, continua a fare manichini, continua a fare alberi, eccetera, eccetera. Come dire, la cosa identativa deve essere ristretta e facilmente riconoscibile. Forse questa tensione autenticamente olistica della psicosintesi, come dice Assagioli, è intrinsecamente anche un limite. Ecco, mi chiedono, l'ho visto nel. C'è una domanda interessante che fa Emily, che chiede, una delle nostre ascoltatrici, io sto vedendo il
il canale YouTube in questo senso, chiede se c'è stato uno sviluppo del pensiero psicosintetico, ovvero se dopo Assagioli ci sono stati altri che hanno sviluppato il suo pensiero, oppure se si è rimasti un po' fermi al pensiero del maestro e a una rilettura del suo pensiero senza un'evoluzione. Faccio un esempio per capirci, direi che è indubbio che, per esempio, nel pensiero freudiano c'è stata un'evoluzione. Cioè, da Freud, che rimane, l'abbiamo detto l'altra volta, rimane il padre, ma indubbiamente ci sono stati, no, delle evoluzioni anche all'interno, no, del movimento psicanalitico ufficiale, no, senza divisioni, uno sviluppo sicuramente importante. Ecco, è successo lo stesso con la psicosintesi oppure no? Allora, proprio per quello che dicevo un istante fa, che la psicosintesi in qualche modo nel pensiero di Assagioli è aperto a tutti gli apporti, essendo aperta a tutto, è difficile aprirla a più che al tutto. Quindi quello che c'è stato non è stato un'estensione del pensiero, quanto un approfondimento del pensiero di Assagioli, e mi spiego. Assagioli, per esempio, in quella sua teoria del supercosciente, dà una grande rilevanza alla bellezza. La bellezza per Assagioli non è soltanto un fatto estetico, è un'esperienza spirituale, è un'esperienza anche di maturazione dello spirito, è proprio una frequentazione del supercosciente ed è una espansione della coscienza. Ecco, ora uno degli allievi più stretti, più vicini di Assagioli, che è Rossi Perucci, che è Piero Rossi, ha molto sviluppato questo aspetto. Non si può dire che sia una evoluzione, anzi, non si può dire che sia una novità rispetto ad Assagioli, è sicuramente una evoluzione. Noi parliamo di psicosintesi. Il termine proprio che Assagioli avrebbe voluto utilizzare sarebbe stato biopsicosintesi per porre l'accento sull'importanza di integrare il corpo in tutta questa ricerca di sintesi personale. Ecco, un altro degli allievi, morto da qualche anno purtroppo, ma un altro degli allievi importanti di Assagioli, che era Massimo Rosselli, coltivò largamente le interazioni tra il pensiero psicosintetico e gli apporti della medicina psicosomatica. Se pensiamo al valore che Assagioli attribuiva alla funzione immaginativa, all'interno della psicosintesi, le tecniche immaginative sono proliferate. Non è stata una vera e propria innovazione, ma è stata un'estensione, è stato un approfondimento. Da questo punto di vista, mi pare, per quello che seguo la psicosintesi, sia pure dall'esterno, a un minimo di distanza, mi pare che sia una scuola molto, molto feconda, che è molto in evoluzione, ecco, non fossilizzata solo sul già detto e già fatto. Ecco, Claudio, l'ultima domanda mi sembra per certi versi la considero la più importante, che è quella l'altra volta, no? Venerdì, faccio una premessa, abbiamo detto che bisogna stare molto attenti alla Chiesa, no? E cercare di essere il più aperti possibili a recepire da altre, come dire, modi di vedere il funzionamento psichico, qualcosa che ci può tornare utile anche a noi nel nostro lavoro. Io ricordo uno dei miei maestri, che era uno psicanalista freudiano, che diceva che un bravo psicanalista non può fare a meno di conoscere bene la fenomenologia, perché senza una preparazione fenomenologica non si può fare bene il mestiere dello psicoterapeuta. Ed era un freudiano kleiniano doc. Ma questo lo diceva noi studenti in clinica in maniera molto chiara. Ecco,
Io credo che sia importante capire, secondo lei, che cosa uno dovrebbe conoscere del pensiero di Assagioli e portarsi dietro, indipendentemente dall'indirizzo che poi lui avrà. Lo dico perché lei è una persona adatta in questo senso, un po' per quello che io chiamo la sua splendida laicità di pensiero e libertà di pensiero, un po' perché comunque lei ha cambiato, come dire, casacca, no? Ha aderito, diciamo, al movimento junghiano nell'ambito della psicoterapia. Ma io credo che qualcosa si è portato dietro dall'esperienza passata. E cos'è che quindi può rappresentare un qualcosa di importante per tutti gli psicoterapeuti? Il pensiero, in che cosa consiste l'importanza che può avere per tutti gli psicoterapeuti il pensiero di Assagioli? Cioè, che cosa lei si è portato dietro e che cosa sarebbe utile che fosse recuperato da tutti, nonostante un'impostazione teorica magari un po' diversa? Sono costretto a fare una selezione drastica perché dalla psicosintesi ritengo di essermi portato dietro molte cose e ritengo molte cose di pregio. Se dovessi dire in maniera quasi tautologica, ma che vorrei precisare, è proprio il concetto della sintesi. L'importanza, cioè, che tutte le nostre esperienze, analitiche e non, che tutte le conoscenze parziali, abbiamo fatto tutti anni e decenni di lettino, di analisi a vario, in varie posizioni, eccetera. Abbiamo avuto un sacco di insight. Ecco, è importante che poi queste cose costituiscano e vadano a costituire una unità identitaria, che vadano a rinforzare il sentimento di essere uni e coesi, uni nella nostra. Per l'appunto anche nei miei blocchi somatici, nelle mie fantasie ritornanti, nei miei complessi autonomi. Sappiamo qualcosina del nostro inconscio dopo tanto lavoro sulla psiche. Ecco, occorrerebbe che questo qualcosina che sappiamo entrasse veramente a formare una unità, cioè che diventasse propriamente una sintesi. Ci sono delle parole molto, molto belle di Assagioli quando cerca di spiegare proprio che cos'è la sintesi, che cos'è la sintesi tra la dipendenza e la dominanza. Lui dice l'autonomia. Non è una posizione intermedia, che o sono dominante un po', ma sottomesso un po', è solo che sono autonomo. E fa molti altri esempi di questo genere. Quando, come dire, l'esplorazione dei nostri aspetti, forma un tutto coeso che non è la somma delle parti, è proprio la sintesi, è un prodotto diverso. È proprio un sentimento diverso della nostra identità. Non sono certo di essermi spiegato bene, però se fossi riuscito a dare un'idea sarebbe già una cosa. No, no, io credo che quello che io ho recepito è che lei ha parlato, sa che io la definisco laico, in senso molto, molto, molto alto, eh. Ecco, io ho l'impressione che lei ci ha raccontato di un maestro laico che non rifiutava l'idea di prendere da altri le cose che potevano servire per cercare di aiutare le persone che venivano in terapia. Mi sembra di aver colto questo elemento come un elemento fondante, no? Cioè questa che non è eclettismo, è sintesi, appunto, è sintesi, no? È sintesi di posizioni che non necessariamente sono in contrapposizione, ma possono in qualche modo, come dire, coesistere proprio per la complessità della mente, no? Non trova, Claudio? Sì. Credo che al di là dei termini, al di là delle correnti e delle scuole, il tema della sintesi sia intrinseco all'uomo.
non che non sia della psicosintesi o della psicoanalisi, credo che l'esigenza di costruire delle unità di ciascuno con i pazienti, con noi stessi, eccetera, che sono delle identità diverse rispetto a come a quelle di partenza. Per l'appunto, tra la superiorità, tra l'altezzosità e l'aspetto dimesso, questo deve essere un altro di quelle polarità che Assagioli citava, non c'è semplicemente quello di essere, non c'è semplicemente la soluzione del falso sé o la soluzione dell'io fragile, c'è anche la nobiltà, che è un'altra di quelle cose che Assagioli diceva. Se esploro bene il mio falso sé, se esploro bene il mio io fragile, può venire fuori un sentimento di dignità, un sentimento nobile di me. Ecco, per sintesi Assagioli ha sempre inteso qualcosa di simile, cioè l'esplorazione della nostra complessità attraverso gli strumenti, tutti gli strumenti utili, per maturare delle forme identità che sono in qualche modo più evolute rispetto a quelle che erano prima. Bellissimo, mi sembra che sia il finale migliore di questa serata che è stata per me molto interessante. Adesso so qualcosa di più di Roberto Assagioli e credo che anche chi ci ha ascoltato, quantomeno, e questo mi sembra importante, ho visto alcuni commenti che lo dicono, qualcuno gli è venuta voglia di andarlo a leggere. E questo credo che sarebbe la cosa più bella, il risultato migliore di questa nostra serata. Grazie ancora Claudio per la splendida lezione. Grazie a voi tutti, buona serata.